Avvocato, è stata depositata la querela, adesso ci chiediamo quali sono i passaggi successivi. Allora, la querela è stata appena depositata qui alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con un supporto di 33.100 firme. I passaggi successivi sono quelli di depositarla anche alla Procura di Santa Maria e di Nola e successivamente andremo a depositare una serie di memorie successive nelle quali andremo ad integrare sia il contenuto ad allargare la querela anche ad altri comuni. Ricordiamo che la querela si rivolge al Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, della Provincia di Caserta, nonché oltre 40 comuni. I passaggi successivi sono appunto quelli di già abbiamo predisposto dei moduli per le denunce individuali che andranno a integrare la denuncia presente. Quali sono le forze che spingono questo deposito e questa querela? E a sostegno della querela, come dicevo, sono state raccolte 33.100 adesioni, i primi firmatari sono 34 referenti di altrettante associazioni sul comune di Napoli, provincia di Caserta e provincia di Napoli. È promossa dal coordinamento Comitato Fuochi che appunto ha creato questa sinergia tra diverse associazioni su diversi territori. La finalità appunto è quella di muoversi sempre con l'insieme delle associazioni, facendo rete, allargando e estendendo diciamo, l'adesione anche ad altre associazioni. Domani andremo dal Ministro Cancellieri, presenteremo dimostreremo che è stata depositata la querela con le firme, presenteremo la nostra posizione, la posizione del coordinamento rispetto al problema dei rughi tossici e andremo diciamo, a specificare e a richiedere interventi precisi, anche perché tutto quanto viene stato detto, è stato denunciato nella presente querela, già è stato denunciato tanti anni fa, già è stato rilevato dalla Commissione bicamerale per l'emergenza sul ciclo integrato dei rifiuti, già nel 2006, è stato testimoniato anche nel 2008 dalla stessa Commissione, quindi alla Cancellieri chiederemo risposte concrete.